Il 9 marzo 2023 si è tenuto il Level 5 Vision, un evento in live che raccoglie tutti quanti i giochi in uscita intorno al 2023 e 2024 per quanto riguarda appunto la casa produttrice Level 5. Tra i vari giochi annunciati, quelli che più hanno dato risonanza all'evento sono stati Inazuma Eleven e il Professor Layton. Sono stati annunciati anche Decapolis, Fantasy Life e anche Megaton Musashi Wired, che sembra uscire da qui al prossimo anno in tutto il resto del mondo. E ci sta, insomma, è un bel giochino, ma nulla di che. I robottoni, diciamo che oltremare, non se la sono sempre vista bene. Per quanto riguarda invece Fantasy Life, è il classico titolo gestionale, mentre un titolo che mi è molto piaciuto, per come è stato anche presentato, è Decapolis, un gioco dove sei un investigatore che cerca di risolvere i misteri, cerca di catturare criminali, e sembra quasi una fusione tra Layton e un RPG action. È davvero carino. Da come è stato presentato mi intriga parecchio, vedremo poi magari quando uscirà, se, sperando che esca una demo, di poterlo poi provare. Mentre passiamo ai titoli ovviamente più corposi, Professor Layton, che è stato annunciato in release mondiale tra questo e il prossimo anno, per l'appunto, sicuramente il prossimo perché con i tempi che hanno sicuramente uscirà fra un annetto, ma abbiamo, oltre al titolo giapponese, i titoli in tutte le altre lingue nelle quali Professor Layton è sempre stato pubblicato negli anni passati, e abbiamo anche il titolo italiano, grazie a Kiroino, grazie. Le avventure di Layton si svolgono un anno dopo che lui e Luke si sono detti addio, quindi è come se non fosse mai veramente passato del tempo come invece è successo per noi. Sono contento di tornare a indossare la tuba e andare a risolvere casi per il mondo. Ovviamente il titolo più atteso da tutti era Inazuma Eleven Heroes Victory Road. Finalmente abbiamo la conferma che il gioco è in sviluppo, uscirà ancora quest'anno, uscirà ancora per PS4 e Switch, e abbiamo qualche gameplay in più. Ci hanno presentato le battaglie 5 contro 5, le classiche partite che facevamo anche dagli altri Inazuma Eleven mentre ce ne andavamo in giro per la mappa, e sembrano più action rispetto al passato. Puoi effettuare più azioni, puoi tenere il controllo di palla più facilmente, puoi rubare palla più facilmente. È più action e meno basato sulla strategia di turno, dove tu arrivi davanti al giocatore avversario, scegli cosa fare, c'è il tempo di reazione, lui ti può passare o non passare. Inoltre viene presentato un personaggio che era rimasto nascosto fino alla scorsa volta, di cui però avevamo un volto, ed è Haru Endo, ovvero qualcuno legato a Endo Mamoru? Perché vabbè, sappiamo che Endo è il cognome di Mark Evans, Evans Endo, quindi è sicuramente un suo parente, cugino, figlio. Sono passati ormai oltre 15 anni da prima Inazuma Eleven, quindi è verosimile che Mark Evans abbia una famiglia, ma non verosimile che abbia un nipote o un figlio che va alle scuole medie, comunque. Tra l'altro Haru significa primavera, e in Giappone la scuola inizia in primavera, e primavera è anche sinonimo di nuovo, di novità. Ci siamo capiti, no? Dove vogliono andare a parare. Inoltre, a fine presentazione, Ino ha assicurato che tutti i giochi visti in questa presentazione usciranno al di fuori del Giappone tra il 2023 e il 2024. Quindi, aspettiamoci Megaton Musashi, Decapolis, che mi interessa molto, Fantasy Life, che purtroppo non mi interessa, ma se a qualcuno interessa ben venga, Layton, che lo aspetto ancora di più di Inazuma Eleven, e poi Inazuma Eleven. Si prospettano 2 anni fighissimi. Si gioca, si è sempre giocato, ma Level 5 finalmente è tornato a pubblicare anche al di fuori d'Europa. Non ha mai smesso veramente di pubblicare, perché Ni no Kuni, insomma, Ni no Kuni è uscito anche al di fuori, però è tornato in graspolvero.